Una ciclovia di 40 chilometri che da Casalbuono porterà a Polla seguendo il corso del fiume Tanagro. E questo è il progetto presentato presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, nel corso del quale è stato sottoscritto anche un protocollo tra l'ente consortile e l'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Parliamo sempre del Tanagro come criticità, tante volte ne abbiamo parlato per i problemi legati alle esondazioni. Io dico che i fiumi in tutte le città europee rappresentano il punto di aggregazione più importante, rappresenta un momento di socializzazione, rappresenta un momento di sviluppo e di anche opportunità. Qui da noi, nei nostri territori, i fiumi rappresentano invece delle criticità. Io penso che questo progetto va nella direzione di far capire che anche qui da noi, proprio il Tanagro, che tante volte appunto se ne è parlato per le sue problematiche, oggi può diventare una grande opportunità. Infatti realizzeremo, come Parco Nazionale del Cilento Valle di Alburni, una pista ciclabile, una ciclovia del Tanagro che parte da Casalbuono e arriva fino a Polla, quindi circa 40 chilometri di ciclovia. E c'è un altro elemento importante che mi fa piacere sottolineare, è che oggi non presentiamo soltanto, noi sottoscriviamo qui l'accordo e il protocollo d'intesa con il consorzio di bonifica, con il presidente Curcio e il consiglio di amministrazione per quanto riguarda tutta la progettazione, ma oggi non presentiamo soltanto la progettazione e quindi il progetto, noi abbiamo anche le risorse, cioè circa 2 milioni e mezzo di euro per iniziare da subito, nel momento in cui mi auguro da qui a breve c'è il progetto definitivo, iniziare da subito i lavori per la realizzazione della ciclovia, quindi un'opera concreta, immediata e certamente utile. Questo è un progetto particolare perché noi quando parliamo del fiume Galore Tanagro normalmente parliamo sempre dei problemi, parliamo di esondazioni, parliamo di allagamenti, di rotture degli argini, questi problemi legati al disordine idraulico. Oggi invece noi presentiamo un progetto, quindi che è un progetto di valorizzazione turistica. Questo fiume è un fiume particolare, è un fiume speciale, è un fiume che ha una grande valenza naturalistica e paesaggistica. Una parte del fiume, soprattutto quello a monte, ricade in area parco. Tutta l'asta fluviale e riserva Foce Sella Tanagro è una riserva naturale regionale, quindi diciamo così è un corso d'acqua molto importante, però la popolazione lo percepisce più come una minaccia che come una risorsa. Questo della ciclovia è uno di questi. Io la ciclovia la vedo come sostanzialmente un sistema integrato di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile, cioè una infrastruttura verde, una infrastruttura sostenibile, capace di connettere e anche di esaltare peculiarità territoriali di grande valenza. La ciclovia dovrebbe partire dalla Cerreto, secondo una prima ipotesi progettuale, e quindi questa qui servirà a connettere tutta l'asta fluviale, quindi tutti i territori comunali che si affacciano sull'asta fluviale, da Casalbuono fino a Polla, ma soprattutto servirà a connettere queste peculiarità territoriali che sono la Cerreto innanzitutto, perché da lì parte, ma abbiamo anche il Cervati, abbiamo anche lo stesso fiume Galore Tanagro. Queste tre risorse naturalistiche insieme possono costituire un grande attrattore.